Di oggi è un angelo per Natale, eh, comunque eh, un bel regalo, anche questo mm, quando andate in visita eh, da un'amica per regalare per Natale e anche come diciamo eh, arredo perché messo all'ingresso è veramente molto carino. Per fare l'angelo servono le faccine e le faccine, così come le faccio io, aiutano, risolvono veramente per tante cose. Ho fatto le ballerine, mh, bomboniere per la comunione, ehm, angioletti per i battesimi. Come sapete, io amo creare prove a 360 gradi perché... Sono estremamente curiosa, mi piace provare di tutto, le tecniche nuove, per cui questo è abbastanza semplice da fare e eh, poi da lì partiamo per altre cose. Ad esempio se volete fare un anno, io cambiavo sempre albero di Natale, quindi un anno volete fare un albero con tutti gli angioletti e vi farò vedere come farli in maniera semplice. Adesso cominciamo dalla faccina. Ho preso questa pallina di polistirolo. La prima cosa da fare, ragazze, è mettere il nasetto della, della nostra faccina. Diciamo che su una dimensione del genere tanto va solo accennato, però potrebbe essere anche un po' più grande nel caso eh, non avete uno spillino bianco con la perla potete mettere una perla una perlina con uno spillino infilato dentro la dimensione è un pochino più grande chiaramente dovete rimanervi rimanere un pochino all'esterno non è importante che restino i segni perché ehm, va voltata nell'altro senso, quindi teniamoci solo leggermente leggermente più fuori. Non sono proprio adatte al massimo queste forbici, però insomma non è che dobbiamo avere una precisione estrema. Teniamoci solo un pochino più larghe per uh, sicurezza. Deve tirare la, la magliina, è una magliina color carne che trovate in qualsiasi negozio di tessuti con la quale possiamo fare anche le, le, le braccia, eh, le gambe e poi è un modo per utilizzare facendole molto piccole. Io addirittura faccio braccia e gambe con la tricotina. È per questo che io dico vale la pena se vi piace eh, creare e avere un po tutti questi attrezzetti certo magari non si useranno sempre però fa comodo averli allora facciamo una filzetta spero che mi vediate mm, una filzetta vuol dire eh, una cosa semplice e rustica, insomma, non è che dovete ricamare. Quindi fate questa filzetta e la faremo capitare, poi ovviamente, questo lo vediamo insieme quando facciamo i capelli. I capelli li farò con la lana, vi faccio vedere. Anche come pettinare in maniera facile questa quest'angioletto. Quest con l'aureola? Faremo proprio una cosa carina. Comunque, adesso facciamo questa filsetta e la facciamo capitare in pratica dietro um, dietro il capo, verrà quindi coperto con i capelli non creerà problemi lo mettiamo così mh, perché ancora meglio non si vede proprio nulla il nasetto chiaramente invece sarà la faccia anteriore quindi posso lasciare il mio ago per infilare bene cerco di mettere ecco il naso ah. Non è che sono molto chiaramente mettete il, eh, il filo doppio oppure meglio ancora se, se avete un filo piuttosto resistente. Perché eh, il problema è che chiaramente si, si stacca il filo e dovete ricominciare da capo. Quindi, chiudo qui la mia filza e poi provo a tirare ecco qui allora ne ho fatte veramente tante ripeto ho fatto ehm, diciamo bomboniere quindi l'angioletto per il battesimo, la ballerina per la comunione di una bambina, quindi mh, diciamo che ne ho fatto un uso ehm, grande perché veramente hanno un successone. E, mh, e sono anche veramente carine, eh? Allora se voi. Fate capitare come viene istintivo. Eh, questa parte sul collo rimarranno sempre tutte le pieghe veramente brutte, invece, dietro sulla nemmeno sulla nuca, proprio la parte dietro verrà coperta dai capelli. Quindi adesso chiudo e andiamo avanti la nostra faccina faccio due nodi visto mai che si sciogliesse allora adesso il prossimo passo è eh, fare ecco le faccio sparire veramente bene il prossimo passo è fare mh, gli occhi Adesso vi faccio vedere come fare. Qui allora due perline nere. Tutto questo è frutto così della fantasia perché ovviamente potremmo anche utilizzare degli spillini direttamente già neri. Ecco, per non sbagliare e, e applicare gli occhi a una distanza ragionevole, perché cambia l'espressione, chiaramente vediamo un po', facciamo un po' di cambiamenti così vi faccio vedere. Poi chiaramente la bocca sarà appena accennata. Però penso che potrebbero andare così. Va bene? Poi farò le sopracciglia. Insomma, viene. Un angiolo, una faccina carina. Ecco. Adesso, un'operazione che sembra stupida, ma non lo è perché crea proprio. l'espressione. un po' l'orbita. Dell'occhio, quindi spingete leggermente l'occhietto all'interno in maniera che si crea un pochino l'orbita, non è tantissimo, però crea un pochino l'espressione. Proseguiamo l'appoggio qui in maniera che. Eh, sì, il prossimo passo è truccare un po' questa bambolina quindi procuratevi fard eh, diciamo qualcosa che possa fare delle belle gote rosse poi faremo ecco diciamo la, le sopracciglia la bocca Appena accennata, andiamo a fare delle belle gote se avete un rosa più rosa, ma io uso questi colori quindi non ho comprato niente di specifico, certo, sarebbe meglio un rosa. Poi faccio vedere pure le lentiggini, le facciamo. Che pensate? Ci fermiamo qui. Adesso facciamo le cote e poi anche un pochino di fondotinta per rendere più l'idea della pelle. Non avete idea? Che è graziosa che è alla fine! E poi noi facciamo sempre questo aspetto d'angioletto perché stiamo facendo un angioletto, ma comunque la faccina a mio parere è sempre la stessa. Io quando ne facevo parecchie usavo degli stecchini lunghi per tenerli un po'. Eh, lontani da tutto il resto allora facciamo con una pinnagella un pinnarello che non crea, eh, diciamo eh, non si deve allargare il segno quindi la pinna gel che trovate anche dal cinese l'ideale perché il tratto rimane sottilissimo e non um, credo che riuscite a vedere facciamo anche qualche bella ciglia beh non è che l'angelo non abbia le ciglia non so perché la bocca ho fatto vari tipi di faccine. È bella anche non accennata. Ma forse un sorrisino ci sta. Anche un po' sghimbo. Ecco qua. Non pensate che sia difficile perché non sono affatto. Brava, eh? dovete solo procurarvi, ecco, perché altrimenti se lo fate col pennarello per carità, si allarga e vi impastrocchia. Tutto vi ho fatto anche la bocca un po' storta, carina. No, adesso andiamo avanti e facciamo le eh, lentiggini. Ecco allora, per le lentiggini, eh, proseguiamo. Ho pensato di metterla su un, <ride> su un bicchierino da caffè, così riuscite a vedere meglio. E soprattutto non si muove perché poi dovrà asciugare. Come, la fa? come le faccio? In pratica utilizzo come vedete. La, un colore acrilico, costano veramente poco, anche per non sprecare, perché altrimenti uno spreco enorme di eh, ne metto pochissimo su un cucchiaino e utilizzo queste che sono mh, dei piccoli attrezzi che si usano anche per uh, fare il gel alle unghie, onico gel, quindi diciamo che mh, eh, un po' adattato altre cose. Allora come facciamo a fare queste lentiggini? Diciamo che dovrebbe venire una specie di forse è troppo grande questo, proviamo con quello più piccolo. Mi piacerebbe che fosse un po' a rilievo. Sembrano dei brufoletti, mamma mia. Non è l'effetto che mi piace. Ecco, diciamo un po' più così. poi queste si asciugano e restano un pochino a rilievo l'acrilico è un ottimo prodotto per dipingere perché veramente attacca su tutto soprattutto non macchia perché in pratica lo è solubile in acqua quindi insomma lo togliete facilmente mi piacerebbe fare un pochino riflesso sugli occhi vediamo un po ma eh. direi che può andare adesso la facciamo asciugare poi quando è asciutta facciamo i capelli e vi faccio vedere Verrà proprio carino questo angioletto. Allora, proseguiamo, intanto lasciamo asciugare la nostra faccina e dobbiamo fare un cono con il filtro cartonato. Non deve, non preoccupatevi se non viene una bellezza, non importa. Mm, fatelo della dimensione che preferite ovviamente un pochino proporzionato alla nostra faccina perché se prendete un, uh, un globo di polistirolo da 10 cm eh, dovrete fare un corpo che sia bah, un pochino ragionevole per quella dimensione eh, vi anticipo che è carino vedere il corpo piuttosto grande rispetto alla testina perché è abbastanza spiritoso. Quello che sto facendo io adesso sto cominciando, ma con degli avanzi, eh, non preoccupatevi nemmeno. Potete fare una filza con dei nastri, potete. Mettere insieme qualche pizzo che vi è rimasto come sto facendo io. Eh, quindi, in pratica, adesso copriremo uh, questo feltro um, cominciando dal basso, quindi dal, uh, dal piede, diciamo del cono, salendo sempre su, uh, coprendo, facendo il vestito di quest'angelo. Adesso eh, bloccherò questa parte, magari la taglio in maniera che eh, rifiniamo così e poi cominciamo con la seconda riga. Chiaramente poi si copre l'attacco un po' come faccio con le tutte. Quindi proseguiamo così con un pochino di pazienza sto usando eh, dove è possibile eh, ve l'ho già detto tante volte che sono un po eh, l'acido vinilica senza scottarmi in continuazione ecco metto vari tipi divi, di vizzo sono avanzetti che ho e poi magari unirò qualche mh, filza di, di nastro anche col nastro con l'organza se facendo tutte filzette viene una cosa veramente carina vediamo un po un po penso mentre faccio un po ce l'ho in mente quindi la faccio insieme a voi come quasi sempre non di rado mi succede di, di fare le cose infatti andiamo avanti e quindi potete proseguire anche da soli io metto la seconda poi metterò la terza così poi metterò una filzetta in pratica salendo fino a coprire tutto il cono Allora ecco un po' una garrillata di quello che stiamo facendo, eh, questo è il, il vestito, il cono praticamente ricoperto con il filtro. Eh, ho scelto questo tipo di abito, volevo dire, si può fare anche con una solo pezzo di stoffa, di raso di fodera, di quello che volete ho fatto questo perché avevo una marea di pezzetti di pizzi tanti nastri, tante cose quindi ho detto così io utilizzo un po' gli avanzi che ho è venuto molto carino Ci ho anche attaccato questi cuoricini così sul davanti e poi eh, volevo farvi vedere ho eh, stampato delle ali su pinterest eh, trovate cartamodelli per qualsiasi cosa mi sembrava andassero bene come eh, diciamo dimensioni e adesso le ritaglio in gomma crepla e feltro vediamo se possibile in 3d poi vi faccio vedere come fare ho preso la lana per fare i capelli alla nostra faccina, quindi adesso procediamo oh, nella realizzazione di queste ultime finiture che danno poi eh, l'aspetto al nostro angelo. Allora, ecco qui adesso. Vediamo i pezzi fatti, questo ve l'avevo fatto vedere. E le ali, ecco, le ali abbiamo fatto, come vi dicevo, eh, volevo fare questo effetto 3D che ho già mostrato negli altri video, ad esempio nella cornice da selfie eh, tema mare che poi può essere fatto in... Eh, anche quello, veramente un successone per qualsiasi evento, vi assicuro perché è divertente. Io ho condiviso quella a tema mare, ma ne ho fatte tante altre, anche per ragazzine, veramente belle. Allora, tornando a noi, l'effetto 3D. Che serve per le lettere, per i nomi, per um, veramente carino. In pratica, io ho fatto il modello come ho fatto vedere. Delle ali, ho tagliato il primo modello delle ali che sarebbe questo bianco, poi ho fatto un modello leggermente più grande. Chiaramente, sempre in colori può essere fatto anche in tre colori leggermente più grande circa mezzo centimetro e eh, ho tagliato anche quello e quindi sono i primi due per ultimo ho tolto mezzo centimetro da quello bianco non è nemmeno precisissimo però l'effetto è carino lo stesso e quindi è venuto questo mh, doppio effetto con le lettere ancora più eh, evidente con i logo: se dovete ecco, fare un logo della Coca-Cola è indispensabile farlo così. Io ho imparato in questo modo. Comunque, allora queste sarebbero le ali del nostro angelo da applicare qui dietro. Eh, un altro pezzo che manca all'assemblaggio. Poi saranno le, le braccia gli faremo tenere non lo so un cuore oppure una, ehm, una scritta buon natale ecco potrebbe essere un'idea vabbè decidiamo poi eh, durante l'opera adesso questo va attaccato con la colla a caldo dietro farò l'ultima rifinitura intorno al collo però adesso volevo farvi vedere come creare i capelli del nostro, della nostra faccina, del nostro angelo? Allora, lana, lana bianca e la prima cosa da fare è la frangetta. Eh, diciamo che le bamboline si possono fare anche senza frangetta, però non lo so perché l'angeletto lo vedo con la frangetta e con i capelli a caschetto. Anche con la cipollina vengono un amore. Però ecco, fate così. Secondo me è sufficiente. Allora Uso l'acito venilica che ti dà, vi dà è un po' come la colla a caldo, però vi dà la possibilità di riposizionare per qualche secondo qualsiasi cosa, diciamo che l'effetto è quello della colla a caldo, quella che si chiama. Nell'ambiente la colla del tappezziere perché è vinilica quindi attacca anche perfino il legno. Il... Anche se viene un po' disordinata, non temete perché poi l'aggiustiamo veramente è proprio scap scapigliata. Così beh, facciamo asciugare, ci mette un pochettino di più della colla a caldo. E intanto facciamo la matassina, diciamo che la lascio un po' più lunga, facciamo quindi questa lunghezza, circa 20 centimetri. Dobbiamo creare una specie di matassina abbastanza folta, eh? non è che possiamo mettere i quattro capelli in croce e poi li leghiamo e quindi viene il nostro caschetto per l'angioletto poi lo rifiliamo allora in pratica ho fatto una matassina così l'ho bloccata al centro adesso la prima cosa che faccio è scorciare un pochino la frangetta di questo angioletto vediamo ecco, li metto qui nel bicchiere rimasti quattro capelli fuori. E eh, non è aria. Ecco qui. Una frangetta un po' disordinata, però può andare. E poi attacchiamo i capelli così. Nel caso della cipolla invece va attaccato qua sotto, poi vi farò vedere altre bamboline. Ecco, quando facciamo la ballerina faremo sicuramente la, la cipolletta. Potete indifferentemente usare la colla a caldo o l'aceto vinilica, si trova anche questa dal cinese. La differenza è che non vi scottate con questa, appiccica mezzo mondo, però almeno non vi scottate perché io è quello che faccio puntualmente tutti i giorni quando lo uso. Adesso qui aspettiamo un attimo che prende la colla sopra e poi dobbiamo chiaramente bloccarla dietro sulla nuca. Ecco qui in pratica ho messo... Un mostecchino anche se non, non lungo perché tanto la lavorazione che dobbiamo fare è praticamente finita e, ecco diciamo una riga un po' stortigno eccola forse va un pochino più accostato di lato Questo caschetto. Anche di qua. Fate piano piano perché altrimenti vi si incolla a mezzo mondo. Va sicuro che anche la cipolletta è un amore. Questo lo vedevo io, un diciamo l'angioletto. Vedete come viene dietro? L'angioletto chiaramente lo vedevo di più eh, col caschetto. Comunque lo tengo così e l'accorcio. Ok diciamo circa il collo, vedete? Forse è meglio con queste, faccio prima. Ecco qui. Che bene sembra, come parrucchiere valgo proprio poco. Ah, diciamo che va bene così, non si può pretendere la precisione. Faremo l'aureola La carina, no? Molto graziosa.